Mister, 187 minuti senza gol e poi ne bastano 4 per ritrovarlo. Sì, ma guarda, credo che noi siamo una squadra che ha sempre creato tanto, tantissimo, e poi capita magari dentro una stagione un momento magari meno frizzante, diciamo così. Noi siamo, avete visto anche i convocati di oggi, comunque è un periodo nell'ultimo mese dove abbiamo giocato praticamente ogni 3 giorni, eravamo in 15-16, hanno giocato sempre gli stessi, siamo arrivati a Pontedera veramente, perché a Imola non abbiamo fatto gol il mercoledì, ma onestamente abbiamo avuto tante situazioni, uno ce l'hanno annullato e siamo arrivati a Pontedera scarichi, svuotati e infatti non abbiamo assolutamente fatto prestazione. Siamo ripartiti oggi con una prestazione giusta, fatta molto bene, nelle due fasi, perché mi è piaciuta la squadra anche nel non possesso, perché sapevamo che incontravamo una squadra che palleggia bene, che gli piace palleggiare, allora siamo voluti andarle a prendere alti, le abbiamo limitati nelle loro qualità migliori e poi noi invece siamo stati bravi a evitare il pressing loro, che anche questa è una caratteristica che fanno molto bene, e il neo di oggi forse che nel primo tempo dovevamo mettere il risultato più al sicuro con quelle 3-4 occasioni che abbiamo avuto. Senza nulla togliere al meritato successo, Sì. questo Teramo nel secondo tempo qualche pericolo ve lo ha creato. Sì, quando abbiamo calato un po' l'intensità della prestazione, abbiamo perso qualche metro, forse anche un aspetto psicologico sul doppio vantaggio, però nonostante abbiamo concesso un pochino più la manovra, sì, abbiamo concesso un'azione, un colpo di testa se non sbaglio fuori, Tiro di Viro, sì. il colpo di testa di Rosso. Sì, il colpo di testa, il tiro, diciamo che è stato Qui era stato casuale, perché decisivo per voi. la deviazione è stata fortuita, perché era un tiro centrale che ha spiazzato il portiere. Detto questo, ci sta di concedere un'occasione da gol a una squadra che sta molto bene in questo periodo, veniva da 11 punti nelle ultime 6, quindi assolutamente, anzi, sono contento che abbiamo concesso così poco a una squadra che comunque di solito ha più facilità nel creare. Ecco, mister, mini campionato per la piazza dopo le prime due. Oggi ha vinto il Pescara, domani gioca l'Entella. Un po' farà il tifo per la Carrarese. Sì, allora io penso sempre che gufare, Non serve. no, ritorni contro, Ah, ok. quindi non mi piace. È chiaro che giocandosela con due squadre così forti, diciamo che l'intrusa siamo un pochino noi rispetto alle previsioni estive, bisogna o correre forte o sperare che perdano qualche punto, come del resto è successo all'Entella nelle ultime partite, quando anche noi abbiamo rallentato. Sarà, secondo me, una classifica che si deciderà molto negli scontri diretti, perché le incontriamo tutte e due, Pescara e Entella. Avremo anche la Reggiana, quindi diciamo che abbiamo un finale di campionato bello interessante. Come finirà questo duetto in vetta tra Reggiana e Modena? Ma faccio fatica onestamente a dirlo, non lo so. In maniera diversa, sono due squadre che stanno facendo una stagione incredibile e quindi la più fortunata vincerà.